Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Magnifica il Signore, anima mia, e il mio spirito esulta in Dio. Alleluia, 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 alleluia. Ben ritrovati nel Vangelo della Gioia, in preparazione alle letture del primo giorno dell'anno dedicato a Maria, Madre di Dio, e alla preghiera per la pace. Il Vangelo, secondo Luca, che abbiamo ascoltato, ci riporta ancora all'evento del Natale. I pastori, senza indugio, com'è importante questo, e dopo l'apparizione degli angeli e la luce grande del Gloria, si ritorna nel buio. Ecco che i pastori non dicono ci siamo sbagliati, ma iniziano il cammino nel buio. Questo è molto importante, a volte nelle difficoltà, e siamo chiamati a camminare nel buio della prova, della non comprensione, ma in questo cammino ritroviamo il Signore. E trovarono Maria e Giuseppe il bambino adagiato nella mangiatoia. E questa mangiatoia, che per molte icone è una stretta che rimanda al sepolcro, anche quelle fasce delle icone russe, strette del bambino, rimandano alle fasce di Gesù morto. Ebbene, quel bambino ancora una volta è richiamato dalle icone a dire: quel bambino è colui che scenderà nella tomba. Ecco perché la mangiatoia è buia, che rimanda appunto alla tomba. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Ebbene, le persone sono stupite e Maria, da parte sua, custodiva queste cose, meditandole nel suo cuore. Il verbo greco è una cosa un po' particolare, e diremmo ai bambini, proviamo a dire, come mettere a posto come dei pezzetti, come un puzzle. Ebbene, Maria non dice nulla di questi eventi, ma medita, mette insieme le cose che osserva. Ebbene, i pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per quello che avevano visto, e dopo gli 8 giorni gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Ebbene, Maria è testimone della fedeltà di Dio. A Nazareth l'angelo Gabriele gli aveva detto: tu sarai madre e il tuo figlio e lo chiamerai Gesù. Dice: ma com'è possibile? Non conosco uomo. E l'angelo aveva cercato di spiegare che lo Spirito Santo scendeva, un po' come nell'Antico Testamento scendeva sulla tenda dell'alleanza, e il bambino veniva dalla forza dello Spirito Santo e non da uomo. E Giuseppe non è il padre naturale, ma il padre adottivo. Ecco, Maria
fa esperienza che le parole dell'angelo erano vere. Maria fa esperienza della fedeltà di Dio. Dio è sempre fedele. Ebbene, Maria risponde a questa fedeltà con la missione che l'angelo gli aveva detto: lo chiamerei Gesù. Ebbene, Maria impone questo nome per obbedienza a ciò che l'angelo aveva detto. È bello sperimentare la fedeltà di Dio, perché anche noi possiamo cercare di unirci a questa fedeltà. E la festa di oggi è una festa antichissima. Nel 431, nel concilio di Efeso, c'erano due persone, dalla parte Nestorio, che diceva: ebbene, non si può chiamare madre di Dio, perché Maria è una donna normalissima e quindi non, Dio non ha bisogno di una madre. E quindi dice: si può al massimo parlare di madre di Gesù, ma non madre di Dio. E in greco era Christotokos. E invece Cirillo d'Alessandria dice: no, non possiamo dividere la persona di Gesù. La persona di Gesù è unica, con due nature, vero uomo e vero Dio. Ecco, allora noi, dicendo Maria madre di Dio, affermiamo una cosa importantissima di Gesù: che Gesù è veramente uomo e veramente Dio nell'unica persona di Cristo, Gesù di Nazareth. E c'è un'antica preghiera attorno al 200, scoperta Alessandria d'Egitto, e spesso si dice, una delle preghiere mariane della compieta, che è: sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Questa è la preghiera più antica, ancora più antica, dell'Ave Maria. Ed è interessante che i nostri padri hanno scelto, e non sono vergognati, di affermare Maria madre di Dio, perché Gesù è vero uomo e vero Dio nell'unica persona. Ecco allora che, dicendo Maria madre di Dio, non diciamo un privilegio di Maria, ma diciamo una parte della sua missione: essere madre del Figlio di Dio, vero uomo e vero Dio. E l'ultimo pensiero riguarda il dono della pace, un dono martoriato, un dono che non è soltanto assenza di guerra, ma è la preghiera innanzitutto perché ogni cuore abbia la pienezza della vita. Dice Papa Francesco: se non c'è il mangiare, se c'è povertà, non ci può essere pace. Ecco ora che in molte parti del mondo si vive con meno di un dollaro al giorno, in tanti paesi poverissimi. Ebbene, no, senza giustizia non può esserci pace. E ora preghiamo innanzitutto per i cristiani perseguitati a causa della religione in molte parti del mondo. Preghiamo perché le religioni, come anche Papa Francesco in discorso nel pellegrinaggio, nel viaggio apostolico in Myanmar e in Bangladesh, ha detto: occorre riconoscere che tutti siamo figli di Dio e le religioni non possono essere mai uno strumento di odio, di guerra, di morte. E dunque pregare perché ogni religione possa essere uno strumento di pace. Ma preghiamo anche per le nostre famiglie, quelle visitate da prove, da sofferenze, da divisioni, perché si possa tornare a quel sì, detto davanti all'altare. E preghiamo per le coppie in difficoltà, per le coppie tentate da separazione, perché quella pace che soltanto il Signore può donare possa regnare nei nostri cuori. Lo chiediamo per noi, per le persone che soffrono, nella certezza che, come diceva una mia alunna qualche giorno fa, io vorrei tanto che i miei genitori potessero perdonarsi, anche se a volte litigano, potessero tornare insieme. Sarebbe il regalo più grande che potessero fare. Preghiamo perché molti genitori possano fare questo regalo ai loro figli: ritornare insieme. Grazie e buona settimana a tutti. Maria, Regina della Pace, preghi per le nostre famiglie. Grazie.